L'ospitalario, domandò il genovese Nocchiero del Colombo, che aveva visitato la città del sole, or dimmi della generazione. Nella città del sole le donne non possono avere rapporti sessuali fino ai 19 anni e gli uomini fino ai 21. Prima di questa età, a qualche ragazzo è permesso accoppiarsi con donne sterili o incinte. Chi invece resta casto fino ai 21 anni è celebrato con onorificenze e canzoni. Gli uomini e le donne si accoppiano ogni 3 sere. Le donne belle e prosperose solo con uomini alti e muscolosi, le grasse con i magri e le magre con i grassi, in modo da migliorare la razza. Prima dell'accoppiamento pregano alla finestra che Dio conceda loro un figlio come si deve. Dormono in 2 camere separate fino a quando la maestra non apre la porta comunicante. Viene dunque l'ora dell'accoppiamento. Chi non prega il Signore nei 3 giorni che precedono l'accoppiamento, chi si comporta male o ha rapporti sessuali è considerato un peccatore. Se una donna non riesce a restare incinta con un uomo, provano ad accoppiarla con altri. Se alla fine risulta sterile, può far vita comune con le altre, ma non può sedere con le madri nel consiglio della procreazione e nemmeno a tavola o nel tempio. Allevano i figli insieme alle altre partorienti in case comuni, allattandoli per 2 anni e anche di più, secondo il parere del fisico. Finito l'allattamento, i figli si tolgono le madri e si affidano ai maestri.